Il sindaco Sirianni ha voluto organizzare questo incontro con i cittadini per rendere conto dei suoi primi 3 anni di attività. È stata invitata tutta la città e la sintesi di quello che dirà è stampata nel resoconto che è stato consegnato a ciascuno di voi entrando. La parola adesso al nostro sindaco Leonardo Sirianni. Grazie, grazie cara. E allora, buonasera, buonasera a tutti e soprattutto benvenuti. Saluto tutti i cittadini intervenuti, le autorità, il Presidente del Consiglio Angelo Sirianni, il Vice Sindaco Professor Caligiuri, i consiglieri comunali, le associazioni, le imprese del territorio. Una premessa a questo punto mi pare da fare e la voglio fare. Vorrei che questa iniziativa non fosse scambiata per un mero esercizio autoreferenziale, ma semplicemente presa per quello che è, cioè il preciso dovere di ogni amministratore di rendere conto della fiducia concessagli, e sicuramente non è stata sempre spesa con l'efficacia che ognuno di noi e ognuno di voi avrebbe voluto, e di questo vi chiediamo scusa. Ma ha prodotto in modo incontrovertibile anche dei risultati apprezzabili di cui cercheremo di parlarvi oggi. Quando ci siamo candidati sapevamo bene che amministrare un comune oggi, anche un comune piccolo come Soveria, non sarebbe stato facile per nessuno. Ma forti delle passate esperienze e con una squadra molto motivata abbiamo accettato questa ardua sfida. Avevamo immaginato di trovare i conti del nostro comune in condizioni migliori, soprattutto dopo aver ascoltato in campagna elettorale le affermazioni della precedente amministrazione che assicuravano che il bilancio era stato risanato. Ma così purtroppo non è stato. Non abbiamo avuto altra possibilità quindi che avviare nel 2017 le procedure di riequilibrio consentite dalla legge, il cosiddetto predissesto. Il predissesto serve per mettere in sicurezza i conti del bilancio ed il futuro dell'amministrazione. Non abbiamo trovato, a dire il vero, nemmeno progetti di opere pubbliche avviate, né richieste di finanziamenti inoltrate. Tante difficoltà sulla macchina amministrativa, uffici carenti, senza dirigenti nell'ufficio tecnico e in quello finanziario, una comunità impoverita di alcuni importanti servizi come il giudice di pace, l'ufficio delle entrate. Siamo in pratica ripartiti da zero. Abbiamo lavorato con molto impegno, consapevoli delle risorse scarse che il comune aveva, per ottenere quindi contributi e finanziamenti esterni, producendo innumerevoli domande sui bandi regionali, ministeriali ed europei, e qualche risultato lo abbiamo ottenuto, e di questo vorrei parlarvi questa sera. Vi parlerò della scuola materna di Soveria Mannelli Centro. È un intervento che ci è stato concesso con un finanziamento di circa 600.000 euro. È un immobile che risale agli anni 70. La scuola dell'infanzia del capoluogo, sottoposta alle prove di sicurezza sismica, così come stiamo facendo in tutte le scuole del territorio, è risultata molto scadente dal punto di vista strutturale. Per tale motivo ne è stata da noi richiesta la demolizione e la ricostruzione, intervento giudicato più idoneo ed economico rispetto al solo adeguamento sismico. Pertanto Soveria sarà dotata di un nuovo asilo infantile costruito su un solo piano e privilegiato da un comfort termico straordinario, con una struttura che utilizzerà materiali con elevato potere isolante e con i sistemi di riscaldamento di ultima generazione che garantiranno un consumo energetico pari a zero. Questa scuola sarà consumo energetico zero. Anche la sicurezza delle scuole ci è molto cara e sempre più frequente
come sapete tutti, la notizia di crolli, di pezzi di intonaci, di tetti, di cornicioni delle scuole italiane, per via, è chiaro, della vetustità ormai di tutti gli edifici scolastici, che risalgono tutti ad epoca abbastanza remota. Per questo motivo abbiamo richiesto e ottenuto un finanziamento di circa 135.000 euro che stiamo utilizzando per lo studio della vulnerabilità sismica degli edifici, sia del centro che delle frazioni. Altra opera, abbiamo messo in funzione la piscina comunale nei mesi estivi per 2 anni di seguito, nel 2018 e nel 2019, mettendo quindi a disposizione sia dei piccoli, sia degli adulti che dei giovani del nostro territorio e non solo, un servizio in più e di grande qualità. Inoltre è in via di finanziamento con il Por Calabria il progetto che abbiamo presentato per la copertura della piscina. Copertura e impianto di riscaldamento, per un importo di circa 900.000 euro. In questo modo la struttura potrà essere usata anche nei lunghi mesi invernali e utilizzata come centro sportivo e soprattutto come luogo di aggregazione. L'idea è quella di attivare un complesso sportivo che dia spazio anche ad altre attività, come il padel a pista per rollerball, campo di pallavolo, e magari tennis, e poi l'ostello della gioventù. Che dire dell'ostello della gioventù? Una struttura brutalmente vandalizzata, nata come ostello della gioventù nei primi anni 80, ha funzionato solo per pochi anni con questa finalità, dopo svariati tentativi tramite aste pubbliche sempre per affidarne all'esterno la gestione, ha funzionato per poco tempo come centro di ristoro tramite l'intervento di soggetti privati, senza però riscuotere grossi successi. Negli anni veniva depredata e vandalizzata, anche a causa della sua posizione periferica, come sapete si trova a Vivo Bonacci in una pineta, rischiando di diventare un rudere a dileggio del patrimonio pubblico, di quel patrimonio di tutti che fra l'altro diventa sempre più difficile e complicato curare e mantenere da parte delle amministrazioni pubbliche sempre più carenti di risorse economiche. Quindi il primo pensiero agli inizi del mio mandato è stato proprio quello di ricercare dei finanziamenti esterni per recuperare l'immobile e restituirlo così agli interessi collettivi rendendolo fruibile e funzionale. Con l'intervento in oggetto di 582.000 euro circa, diventerà un centro al servizio della protezione civile, accogliendo sia il COMO, cioè si chiama il centro operativo misto numero 10, di cui il comune di Soveria Mannelli è il comune capofila, con tutte le sue attrezzature, sia una struttura ricettiva che potrà essere utilizzata durante le emergenze e le calamità naturali, con la speranza che non arrivino mai qui. E poi finanziamenti sull'impianto delle fognature del paese, che erano ancora molto carenti, con l'espansione edilizia e privata nelle periferie, alcune zone della città utilizzano ancora, come sapete, i cosiddetti pozzi neri o vasche IMOF al posto del sistema fognario. Con l'intervento da noi proposto e finanziato dalla Regione Calabria con la somma di 360.000 euro, si provvederà finalmente al collettamento della frazione Nicuzzo di Colla e di Bivio Bonacci, ancora privi, come ho detto, di fognatura. La prima verrà convogliata direttamente nel depuratore di Colla, mentre la seconda, priva di tale struttura, perché Bivio Bonacci non ha depuratore, sarà avviata all'affitto depurazione. Un nuovo sistema di depurazione naturale è molto consigliato come soluzione ideale per piccoli numeri di abitanti. Con questi interventi sarà raggiunta quindi e superata la percentuale di famiglie servite da un sistema di depurazione corrispondente al 97%, che ci farà uscire quindi dal novero di quei comuni in infrazione secondo i canoni e le norme dell'Unione Europea. Rifiuti solo d'urbani. Questo è un settore abbastanza delicato che, come vedremo, ha raggiunto punti di criticità elevati in tutta la regione.
Abbiamo ottenuto un finanziamento di 96.000 euro per il miglioramento della raccolta differenziata. È stato acquistato infatti un nuovo autocarro per la raccolta e fra poco saranno acquistati e distribuiti a tutte le famiglie nuovi contenitori per la differenziata. Sarà avviato un nuovo sistema di raccolto e nei prossimi giorni infatti saranno avviate le procedure per informare la popolazione. Però se a valle non migliorano le discariche, i problemi in questo settore ancora non saranno del tutto risolti. Infatti in questi giorni il sistema del ciclo integrato dei rifiuti sta vivendo in Calabria un momento di profonda crisi, con le discariche, che fra l'altro sono tutte private, completamente sature e che rifiutano quindi gli scarti della lavorazione degli impianti di trattamento, da cui anche il nostro comune dovrebbe essere servito. Il risultato è che al momento i rifiuti si stanno accumulando e non possono essere accolti negli impianti e quindi si stanno accumulando nelle isole ecologiche. Noi siamo in continuo contatto con la Regione, con l'assessorato all'ambiente, che ci dovrà dare informazioni e indicarci le discariche che via via consentiranno di smaltire i rifiuti rimasti fermi non solo nel nostro comune ma in tutti gli altri comuni, soprattutto del Catanzarese, ma anche in tutta la regione, direi. Proprio ieri ho partecipato a un'assemblea dell'ATO, organismo che dovrà gestire i rifiuti dal prossimo gennaio al posto della regione, in cui si è deliberato di vietare ai comuni in difetto con i pagamenti della tassa per lo smaltimento il conferimento in discarica. Speriamo che questo migliori anche la nostra situazione. E passiamo all'impianto di illuminazione pubblica. Anche in questo settore abbiamo ottenuto dei finanziamenti. E questo, insieme al depuratore, un altro importante centro di costo del nostro comune, sul quale quindi stiamo ponendo la massima attenzione. Abbiamo anche qui richiesto e ottenuto un finanziamento di circa 140.000 euro che sarà utilizzato per la sostituzione delle vecchie lampade ancora presenti con quelle a LED di ultima generazione a basso consumo. Con lo stesso finanziamento saranno sostituiti pezzi di rete obsoleti e qualche vecchia centralina. Nella legge di bilancio del 2019 sono stati assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite di 400 milioni di euro. Al nostro comune sono stati assegnati, in base al numero di abitanti, 50.000 euro. 50.000 euro che abbiamo cercato di utilizzare al meglio. E sono stati utilizzati interamente per la bitumazione delle nostre strade un po' martoriate, e il rappezzo di pezzi di strade comunali, migliorandone così la sicurezza. Oltre all'intervento sopracitato, che ci ha permesso il Ministero dell'Interno, grazie ai costanti e buoni rapporti che abbiamo con le istituzioni come ANAS e Provincia di Catanzaro, sono state bitumate le strade del territorio di competenza di questi enti e sarà fra poco rifatta anche tutta la segnaletica orizzontale. Tramite un finanziamento di 50.000 euro del Dipartimento Cultura della Regione Calabria è stato acquistato uno scuolabus nuovo con la piattaforma per disabili che ci dovrà essere consegnato a breve e che andrà sicuramente a migliorare il trasporto scolastico. Essere a Soveria, fin da subito, quando abbiamo visto che non erano stati utilizzati i fondi per gli eventi storicizzati, abbiamo richiesto alla Regione questi finanziamenti e dal 2017, per 3 anni consecutivi, abbiamo ottenuto circa 90.000 euro riservati quindi agli eventi storicizzati. Abbiamo potuto così realizzare e riprendere la nostra storica Essere a Soveria e tutti gli eventi ad essa collegati. E poi adesso vi parlo di un progetto che è datato, però che sta vedendo la fine proprio in questi giorni, ed è la cosiddetta strategia nazionale per le aree interne, la SNAI. Nel 2012, per volontà dell'allora ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, è stata avviata la costruzione di una strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito di una politica
regionale di coesione. Dopo una fase di definizione delle aree su cui sviluppare la strategia, sono state individuate 72 zone di investimento, di cui 32 nel Mezzogiorno. L'area interna Reventino-Savuto, così si chiama la nostra, è stata scelta come area pilota. Perché? Grazie alle nostre imprese del territorio, grazie alla vivacità del suo tessuto imprenditoriale, manifatturiero e della conoscenza riconosciuta al comune di Soveria Mannelli. Al centro della strategia nazionale per le aree interne è la qualità della vita delle persone. Crescita e inclusione sociale dunque, l'una funzionale all'altra, riassunte da un obiettivo ultimo che diventa la stella polare della strategia. L'inversione e il miglioramento delle tendenze demografiche, riduzione dell'immigrazione da queste aree, attrazione di nuovi residenti, ripresa delle nascite. Le aree interne italiane possono essere caratterizzate nel seguente modo. Sono delle aree significativamente distanti dai principali centri di offerta dei servizi essenziali come l'istruzione, la salute e la mobilità. Dispongono di importanti risorse ambientali, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani e risorse culturali, beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere. Sono insomma un territorio profondamente diversificato, esito delle dinamiche che dei vari e differenziati sistemi naturali dei peculiari e secolari processi di antropizzazione. Una parte rilevante delle aree interne ha subito a partire dagli anni 50 dello scorso secolo, come tutti sappiamo, come abbiamo vissuto sulla nostra pelle, un processo di marginalizzazione che innanzitutto si è manifestato attraverso intensi fenomeni di deantropizzazione, di emigrazione, riduzione della popolazione sotto la soglia critica e invecchiamento demografico. Riduzione dell'occupazione e del grado di utilizzo del capitale territoriale. In secondo luogo, tale processo si è manifestato nella progressiva riduzione quantitativa e qualitativa dell'offerta locale di servizi pubblici, privati e collettivi. I servizi, cioè, che definiscono nella società europea e contemporanea la qualità della cittadinanza. L'obiettivo ultimo, quindi, della strategia di sviluppo per le aree interne è l'inversione dei trend demografici. Innanzitutto si deve porre l'attenzione su quelle che sono state definite le precondizioni dello sviluppo locale, viste come un livello di intervento distinto e specifico. Con l'espressione precondizione dello sviluppo ci si riferisce alla produzione offerta sul territorio di quei servizi che nella società contemporanea si qualificano come diritti di cittadinanza e sono i servizi sanitari, soprattutto l'istruzione e la formazione professionale, la mobilità, la disponibilità dei servizi ora richiamati, quindi è una condizione fondamentale per garantire il permanere della residenza e per incrementare l'attrattività dei territori nei confronti di nuovi residenti, l'effettiva realizzazione nel territorio dei piani di vita che gli individui e le famiglie progettano. Nella società contemporanea, un'insufficiente qualità e quantità di questi tre servizi essenziali costituisce un ostacolo decisivo per qualsiasi strategia locale di sviluppo economico, perché rende incerti e insoddisfacenti i piani di vita degli individui. La tesi di fondo, quindi, è che i progetti di sviluppo locale, sui quali sino ad oggi si è posta quasi esclusivamente l'attenzione, non generano l'ammontare di quegli effetti attesi e non generano alcun effetto in mancanza di queste precondizioni. Cioè, se il territorio non offre in misura adeguata le tipologie dei servizi che abbiamo richiamato sopra. Complessivamente, il nostro progetto di quest'area interna Reventino-Savuto pesa circa 14,4 milioni di euro, con interventi che puntano all'integrazione tra mondo delle produzioni e mondo della formazione. Equamente
diciamo così, equamente suddivisi nei 14 comuni ricadenti in quest'area. Gli interventi mirano dunque al miglioramento della qualità dell'istruzione e della coesione sociale del territorio, spaziando dal mondo della sanità, con l'implementazione degli eliporti esistenti e la costruzione di altri eliporti, acquisto di ambulanze, diffusione capillare dei defibrillatori, al mondo dei trasporti, al mondo della scuola, al mondo delle imprese. La strategia delle aree interne Reventino Savuto è quindi alle battute finali, una bella notizia, e concluderà la sua fase progettuale con la prossima firma dell'APQ, accordo di programma quadro, ad opera di tutti i 14 sindaci interessati. È una sperimentazione questa delle aree interne che sulla sua bontà ha convinto anche l'Europa, tanto che il Parlamento europeo ha deciso nell'ambito della programmazione 2021-2027 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale lo stanziamento addirittura del 5% di risorse a favore delle aree interne. Sarebbero per l'Italia non meno di 3 miliardi di euro. L'istituzione europea dunque accoglie la sperimentazione delle aree interne di questi anni e la giudica non solo positiva, ma anche degna di essere esportata negli altri paesi dell'Unione. Noi speriamo soltanto una cosa, speriamo vivamente che questo nuovo governo continui questo progetto così e come è stato avviato e non venga assolutamente depredato. Altro progetto, i borghi di Calabria. Il comune di Soveria Mannelli è stato finanziato con la somma presumibile, ancora non lo sappiamo, tra 250 e 400 mila euro nell'ambito dell'avviso rivolto ai comuni per la valorizzazione dei borghi calabresi lungo un percorso di filiera finalizzato all'offerta di un nuovo prodotto turistico e culturale. Da segnalare, forse non tutti sanno, che il nostro comune è già inserito nella guida nazionale dei borghi più belli d'Italia. Non sono ancora uscite le graduatorie, ecco perché la cifra ancora non la sappiamo esattamente, ma del finanziamento siamo certi, in quanto, comunicato dallo stesso presidente della regione Mario Oliverio, a tutti i sindaci invitati e presenti, compreso il sottoscritto, che è andato insieme al consigliere Florindo Rubettino, nella sala verde della cittadella regionale circa 10 giorni fa. E siamo arrivati ai servizi sociali. Il nostro comune, il comune di Soveria Mannelli, ha mantenuto la responsabilità di comune capofila del distretto socioassistenziale del Reventino. Nell'ultimo triennio ha gestito i fondi rivolti agli anziani, alle famiglie e ai disabili per circa 877 mila euro. Ha assunto 4 assistenti sociali e un istruttore amministrativo con i fondi dedicati del SIA. Sostegno inclusione attiva, questo significa SIA. Queste figure saranno utilizzate proprio per la gestione di questo ambito. Poi abbiamo l'efficientamento energetico degli edifici comunali. Lo abbiamo già accennato prima. Uno dei più grossi centri di costo del nostro comune è il depuratore. Il depuratore consuma circa più di 100.000 euro all'anno. Abbiamo pertanto deciso di spendere interamente il finanziamento di 50.000 euro, sono pochi ma ci dobbiamo accontentare, ottenuto con questa misura per l'efficientamento energetico di questa struttura, che ne migliorerà sia il consumo che la funzionalità, con il risultato atteso di un risparmio sui consumi elettrici e sia sulla gestione, e quindi abbiamo fatto questo per consumare di meno e per spendere di meno e per ridurre la bolletta del comune. Complessivamente quindi il comune ha ottenuto finanziamenti per oltre 5 milioni e mezzo di euro, frutto di un impegno e di un duro lavoro di squadra,
per il quale consentitemi di ringraziare i componenti della Giunta, tutti i consiglieri comunali per il qualificato apporto e i dipendenti, quei pochi che sono rimasti, per la volontà di superare le difficoltà insieme a noi. Infine non voglio e non posso dimenticare i lavori in via di realizzazione presso il cimitero, con la costruzione di nuovi loculi e la pavimentazione sia del piazzale antistante che di quello posteriore. Altra cosa importante da ricordare è l'aggiornamento del piano di protezione civile comunale con il censimento meticoloso di tutte le abitazioni private e degli edifici pubblici, implementato in un sistema computerizzato in grado di fornire rapidamente i dati incamerati in caso di emergenza. Tale straordinaria iniziativa ha avuto il plauso della Prefettura di Catanzaro e io giro con grande piacere questo riconoscimento al responsabile del Commo 10, Simeone Cardamone, che con grande attaccamento, devo dire tenacia, ha realizzato questo utilissimo strumento. E ancora, è stato avviato il servizio domiciliare per gli anziani, ultra 65 anni, e gli interventi per i disabili. C'è il problema del randagismo, lo stiamo affrontando con la selezione di un nuovo canile disposto ad accogliere i cani nel nostro territorio. E a proposito, voglio ringraziare tutte quelle persone che si stanno prendendo cura volontariamente degli animali, dei cani e dei gatti abbandonati. E poi siamo in attesa, questo è un settore delicatissimo, dei bandi che verranno pubblicati a breve per il miglioramento della rete idrica comunale, ormai vetusta e bisognevole di interventi radicali. Stiamo svolgendo sistematiche manifestazioni culturali e siamo stati insigniti dal Ministero della Cultura nel 2018 con il titolo di Città che legge. In cantiere ci sono tanti altri lavori che dovranno migliorare i servizi con la richiesta di nuovi finanziamenti, in corso le richieste di trasformazione degli immobili comunali inutilizzati in case per lavoratori, per la realizzazione di asili nido e l'implementazione della biblioteca comunale. Cosa abbiamo fatto per il futuro? Una cosa molto seria, abbiamo avviato il vero risanamento del bilancio comunale con la dichiarazione di predissesto nel settembre del 2017, che ci consentirà di affrontare il debito in maniera frazionata nel tempo e di usufruire di un fondo speciale per provvedere a risanare i conti in gran parte in questa legislatura. Sarà ripreso è portato a termine il piano regolatore generale, ma soprattutto dovrà essere organizzata la macchina amministrativa, che è a corto di pezzi, per garantire e continuare a garantire tutti i servizi a cui i cittadini sono abituati. E concludo, sperando di non avervi annoiato con l'elencazione di tutte queste cifre, ma è questo il lavoro che abbiamo fatto. Ogni anno che passa ai comuni vengono delegati sempre maggiori compiti, ma i finanziamenti dello Stato sono sempre di meno e lo saranno sempre di più in futuro. Consapevoli di questo, ci stiamo impegnando a fondo perché i prossimi anni non saranno semplici per la nostra nazione. Per quello che sarà possibile, noi faremo la nostra parte. Stiamo affrontando grandi difficoltà, ma siamo fieri di essere ogni giorno a disposizione dei nostri cittadini, del nostro comune, e essere ampiamente riconosciuti come punto di riferimento della Calabria onesta e innovativa. La porta del sindaco è sempre aperta e a nessuno è richiesto di fare anticamera per comunicare con gli amministratori, che sono ovviamente al servizio di tutti, puntando sempre a costruire e non a distruggere, sempre a favore di qualcosa e mai contro qualcuno. Il pensiero finale, me lo consentite, è per l'infaticabile consigliere comunale Giovanni Paola, consigliere delegato ai problemi scolastici, ma che con tanta assiduità, competenza e pazienza supporta l'amministrazione dedicandovi le sue migliori energie. E io vi ringrazio di nuovo per essere stati con noi, per aver avuto la pazienza di ascoltarci e auguro quindi a tutti voi una felice serata. E a questo punto
questo punto, visto che non siete sicuramente stanchi ancora, inviterei il vice sindaco della città, professore Caligiuri, a portare il saluto all'assemblea. Grazie. Ringrazio il sindaco, un saluto quindi al sindaco Sirianni, al comandante della compagnia Francesco Zanga, al presidente del consiglio comunale Angelo Sirianni, che oggi compie gli anni, facciamogli un applauso, abbiamo convocato apposta oggi. Un saluto affettuoso anche agli assessori Luigi Anastasio e Francesco Scalise, ai consiglieri che sono presenti, al capogruppo Chiodo, a Peppino Gabriele, a Florindo Robettino, a Giovanni Paolo, di cui ha parlato il sindaco, a Luigi Aristodemo. Credo che la riunione di oggi è una riunione importante. E ringrazio il nostro sindaco per aver promosso questo incontro con la città. È una iniziativa civile, doverosa, necessaria, democratica. La democrazia si realizza costruendo e non denigrando, per spostare i problemi ad altro da sé. La democrazia è un livellamento verso l'alto, non un livellamento verso il basso. La democrazia è una sfida a far emergere il meglio nelle persone, per fare fronte ai bisogni delle persone, perché la democrazia non è solo la meno imperfetta forma di governo, è anche la meno imperfetta forma di giustizia sociale. Allora dobbiamo volere bene alla nostra città, e volere bene significa prima di tutto prendersi cura delle persone, poi parlerò di questo, ma significa anche valorizzare i talenti e riconoscere i meriti, perché solo chi ha talento e chi ha i meriti può costruire per tutti, è in grado di costruire per tutti. I talenti e i meriti delle persone, delle associazioni, delle istituzioni, delle imprese. Dobbiamo valere bene alla nostra città, perché nei prossimi anni saremo sempre di meno. Quando nel 2007 il sindaco Sirianni ha organizzato le bellissime manifestazioni per i 200 anni della nostra città, ha fatto realizzare uno studio all'Università della Calabria, da cui emerge che nel 2050, che sembra una data remota, ma che è molto prossima, tanti di voi ci arriveranno e speriamo di arrivarci in salute, e tra una trentina d'anni saremo 2000 persone, cioè un terzo in meno di quelle che siamo oggi. E di meno non possiamo permetterci il lusso di coltivare divisioni, perché divisi saremo sempre più deboli, divisi saremo sempre più insignificanti, mentre se siamo uniti le cose possono cambiare. Quindi dobbiamo mettere insieme tutte le energie, tutte le intelligenze che intendono costruire per il bene comune. E per fare questo dobbiamo capire e apprendere una cosa, che dobbiamo essere in connessione, non in connessione con il computer, dobbiamo essere in connessione con le nostre vite, con la nostra comunità, con la nostra storia, perché dobbiamo collegare il passato, il presente e il futuro. Per noi come persone, se non riusciamo a superare le difficoltà, i drammi, i traumi che ciascuno di noi a qualunque età registra nella propria vita, non riusciamo poi a vivere il presente. E se non riusciamo a capire il presente, a essere a nostro agio nel presente, non siamo in grado di costruire il futuro, di disegnare quello che verrà. Vale per noi come persone, vale per noi come comunità, vale per noi come nazione. Se noi come paese non riusciamo a superare il trauma dell'unità
il trauma del fascismo, il trauma della seconda guerra mondiale, il trauma di Tangentopoli, come potremo poi costruire il nostro futuro? E allora essere in connessione lo dimostra anche questo luogo. Questo luogo è stato realizzato dall'amministrazione precedente alla nostra, che noi stiamo valorizzando e stiamo svolgendo appositamente l'incontro in questo luogo, perché l'amministrazione è continuità e noi vogliamo costruire nell'interesse di tutti per il futuro. Quello che sta accadendo in Italia conferma come il sistema politico sia sempre più autoreferenziale, inaffidabile, voltagabbana, inadeguato. Non è un caso che dopo la caduta del muro di Berlino abbiamo avviato l'esperienza civica del fiore di lino, che è il partito di Soveria, né a destra né a sinistra, ma in alto. Dagli anni Ottanta Soveria ha vissuto il momento più importante e con maggiore benessere della sua storia. Oggi siamo in difficoltà per tantissime regioni, ma non bisogna trovare colpevoli, ma essere in grado di ricercare soluzioni. Diceva un grande filosofo del Seicento, Baruch Spinoza, non bisogna né ridere né piangere, ma capire. E noi dobbiamo sforzarci di capire. E alla crisi della fiducia occorre rispondere con maggiore fiducia. Un grande santo del Novecento, San José María Escrivá de Balaguer, e proprio ieri c'è stato il festeggiamento di un altro grande santo del Novecento, Padre Pio da Pietralcina. San José María diceva che c'è sempre una mezza dozzina di buone ragioni per non fare nulla. E allora c'è bisogno di valori. E il nostro sindaco è espressione di valori. E nel volantino che è stato distribuito in questa circostanza ha esordito dicendo che ogni azione umana è insufficiente. Ma lui è espressione di valori umani, di valori professionali, di valori spirituali. Lui ha la vocazione del prendersi cura. Stamattina, all'inaugurazione dell'anno scolastico voluta dal nuovo dirigente scolastico a cui formuliamo i migliori auguri, tanti bambini ci sono stati. Ecco, stamattina abbiamo visto la Soveria del futuro e sono loro che ci danno la motivazione per guardare avanti. O come direbbe il nostro bravissimo e giovanissimo parroco Don Roberto, bisogna guardare più in là. Due giorni fa si è conclusa la manifestazione che Florindo Rubettino ha voluto portare a Soveria Mannelli, Sciabaca, che è diventando il punto di incontro di intellettuali di tutto il paese. Siamo stati invasi, lo siamo durante l'anno, ma in questo periodo in modo particolare, in questi giorni in modo particolare, da associazioni e da scuole che visitano i nostri monumenti e le nostre aziende. Quindi dobbiamo guardare avanti, non dire quello che è stato, quello che siamo stati, ma quello che sarà, quello che potremo essere. Tra le tante cose che il nostro sindaco ci ha ricordato stasera, in cui ha dimostrato una visione di futuro e Soveria che può essere ancora un laboratorio di innovazione, bene ha fatto ad approfondire il tema delle aree interne, tra le tante cose che ci ha ricordato, ha parlato di un elemento che è apparentemente minore, però di straordinario significato, cioè della biblioteca comunale, che sarà presto riaperta. Magari sarà frequentata da pochi, ma è un simbolo, è una fiamma, è un faro. E anche nell'età di internet, dove in rete puoi trovare tutto gratis. Perché la biblioteca è cultura, e la cultura semina dubbi, mentre l'ignoranza semina certezze. È la cultura che migliora la persona, è l'unico modo per migliorare la persona. Allora bisogna prendersi cura degli altri, come ha fatto il nostro sindaco e come prima di lui tanti consiglieri comunali che sono presenti e che saluto e che ringrazio uno ad uno per quello che hanno dato in modo disinteressato e onesto alla nostra città. E bisogna continuare a fare questo. Dice il Talmud,
il libro sacro degli ebrei, che chi salva una vita salva il mondo intero. E tu, caro Leonardo, di tante vite ti sei preso cura con pazienza e sapienza. A te la gratitudine profonda della città per quello che nella tua vita hai fatto, per quello che stai facendo, per quello che farai. Grazie a tutti voi che avete voluto esprimere affetto al nostro sindaco, e a voi e alle vostre famiglie tanti giorni sereni nella luce.